L'Università di Udine ha insignito oggi Bruno Pizzul della laurea magistrale honoris causa in comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni. La cerimonia si è svolta a Gorizia nel polo universitario di Santa Chiara. Dopo i saluti di rito del magnifico rettore Alberto Felice De Toni, la prima parte della cerimonia ha visto gli interventi della delegata per la sede di Gorizia dell'Ateneo Friulano e coordinatrice del corso di laurea magistrale in comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni, Nicoletta Vasta, e del direttore del Dipartimento di Scienze Umane, Mauro Pascolini. Bernardo Catarinussi, professore di sociologia generale, ha quindi pronunciato la laudatio del laureando intitolata Lo sport tra emozione e comunicazione, in onore di Bruno Pizzul. Lette le motivazioni ufficiali, il rettore De Toni ha infine proclamato dottore honoris causa Bruno Pizzul, che ha pronunciato la sua lectio magistralis intitolata Terra amata e raccontata. Ascoltiamo in sequenza le dichiarazioni del magnifico rettore Alberto Felice De Toni e del professor Bernardo Catarinussi. Sì, per noi è un riconoscimento, un grande testimone di questa regione, di queste terre, una persona che sa unire ai contenuti una forma che dà colore, che dà equilibrio, penso una persona che possa rappresentare non soltanto un passato, è per questo che gliel'abbiamo dato, ma anche un futuro, perché è una persona che sa interpretare e orientare il cambiamento. E quindi siamo molto orgogliosi di averglielo dato e siamo certi che questa laurea honoris causa nel giornalismo, che tra l'altro viene dopo quella già data da Demetrio Volcic e che tra l'altro si inserisce in un riconoscimento che abbiamo come Ateneo per la scuola di formazione giornalistica, metta a punto un tassello in un percorso che lega territorio, comunicazione e professionalità. Professor Catarinussi, quali sono i meriti accademici che hanno indotto l'Università di Udine a conferire la laurea d'honorem a Bruno Pizzul? Allora, diciamo che l'operazione è iniziata proprio dal collega Pira, sostenuta dal professor Pascolini in questi anni. Lui è stato direttore anche di una scuola di giornalismo in regione, promossa proprio dalla nostra università, e quindi anche questo abbiamo avuto occasione, in quell'occasione abbiamo avuto il riscontro del suo particolare attenzione al mondo dello sport, non soltanto come luogo di scontri di diversi atleti, ma di possibilità educativa. Quindi lui ha avuto sempre è stato un uomo attento, diciamo, all'evoluzione dello sport e a promuovere gli aspetti più, diciamo, centrali dello sport, ma anche a fini proprio educativi. Per questo l'università, dal punto di vista, oltre che per i suoi meriti comunicativi che ha avuto agli inizi quasi dell'espansione della mediatizzazione dello sport, proprio per questo il suo impegno nel considerare lo sport come ha ripetuto anche oggi nella sua prolusione, diciamo, nella sua tesi di laurea, per così dire, nella sua esposizione di laurea, proprio la dimensione educativa dello sport. Dottor Bruno Pizzul, per il contributo fornito come giornalista sportivo e radiotelecronista, testimone privilegiato di una concezione etica del calcio che valorizza la dignità della persona e rifiuta la violenza, enfatizzando il valore educativo dello sport. Come promotore dei valori della friulanità e di una cultura sportiva fortemente radicata nel territorio, in virtù dei poteri conferitimi dalla legge, la proclamo honoris causa dottore magistrale in comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni dell'Università degli Studi di Udine. Complimenti. Bruno
Pizzul, maestro di giornalismo sportivo, pluridecennale protagonista delle telecronache RAI e promotore di una cultura sportiva legata al territorio friulano, ha al suo attivo oltre 2000 dirette fra campionato e partite della nazionale di calcio. Con l'Università di Udine vanta rapporti di collaborazione fin dal 2009. Nella sede goriziana dell'Ateneo è stato direttore scientifico del corso di perfezionamento in giornalismo sportivo Sport News, teorie tecniche del giornalismo sportivo. Bruno Pizzul, qual è stato il suo primo pensiero, le sue sensazioni quando le hanno comunicato che l'Università di Udine le avrebbe conferito la laurea honoris causa? Beh, la prima reazione è stata quella di essere oggetto di uno scherzo, perché pensavo che effettivamente un riconoscimento così importante fosse eccessivo per quelli che sono o possono essere i miei piccoli meriti di comunicatore sportivo, che comunque ha parlato spesso e volentieri anche della terra, della nostra terra. E poi ho invece verificato che era vero ed è subentrato un momentino di imbarazzo, poi però trasformatosi in soddisfazione e gratitudine per questo ambito riconoscimento che mi viene attribuito. L'Università di Udine l'ha proclamata dottore magistrale in comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni. La comunicazione, della quale lei è un modello di stile e di competenza, è stato il fulcro della sua vita professionale. Quale contributo pensa di avere dato al nostro territorio in termini appunto di comunicazione attraverso un medium di massa come la televisione? Ma sì, un contributo sicuramente marginale, anche perché raramente ho parlato di quelle che sono le problematiche, di quelle che sono le cose belle, il fascino di questa terra direttamente. L'ho fatta quasi di rimbalzo, no? Comunicando magari argomenti di carattere sportivo e quando ce n'era l'opportunità o l'occasione anche riferendomi a quelle che erano le peculiarità di questa terra, che è una terra estremamente interessante e affascinante e che in Italia non molti conoscono, circondata da un'aura quasi di mistero, no? Questa terra da parte della maggior parte degli italiani. Quali sono gli episodi, sia positivi che negativi, che le sono rimasti impressi nell'arco della sua prestigiosa carriera? Beh, gli episodi di carattere positivo naturalmente sono strettamente legati a eventi di carattere sportivo, molto spesso eventi che hanno avuto quali protagonisti giocatori del Friuli Venezia Giulia, e quindi come tale una soddisfazione particolare anche di carattere territoriale. E per quanto riguarda le cose invece negative, purtroppo la verifica sempre più costante che intorno a quelli che sono gli eventi agonistici, soprattutto legati al calcio, ci siano delle situazioni di maleducazione, di intolleranza, spesso addirittura di vera e propria violenza, che sporcano quella che è l'ideale di carattere agonistico sportivo e che soprattutto impediscono che attraverso una pratica dello sport bella, genuina, si percorrano anche dei sentieri di carattere educativo attraverso lo sport. Purtroppo dallo sport di vertice, quello dei miliardi facili, delle baruffe televisive e via dicendo, discendono troppo spesso esempi pesantemente negativi che precludono la possibilità appunto di fare educazione attraverso lo sport. Lei si è più volte impegnato e ha avuto modo di collaborare con il polo goriziano dell'Università di Udine nel corso di laurea in relazioni pubbliche. Qual è il messaggio che vorrebbe trasmettere ai ragazzi che intraprendono questo percorso e più in generale agli studi universitari? Beh, ai ragazzi raccomando soprattutto di armarsi di una grande dose di pazienza, perché coloro che vogliono intraprendere il cammino magari per diventare operatori dell'informazione, giornalisti e via dicendo, sanno che devono affrontare una situazione del tutto particolare nella quale non è facile emergere, anche perché il sistema comunicativo è in perenne evoluzione anche tecnica e via dicendo. Sono molti i ragazzi, no, che ambiscono a fare la carriera legata al mondo della comunicazione e vedo che anche attraverso l'esperienza che ho maturato non solo qui a Gorizia ma anche in altri Atenei, che sono animati da un entusiasmo, da una voglia di fare veramente notevoli e che non si arrendano alle prime avversità. Credo però che sia di fondamentale importanza
proseguire, no, in questa ricerca di trovare una sistemazione anche professionale, ma soprattutto di crearsi una solida base di carattere culturale.